ti prendo io! Ma se ti prendo, ti tiro una zeppola! Una zeppola? Uno zoccolo, volevo dire! Ma sai cosa ti dico? A proposito di zeppole, andiamo a fare le zeppole fritte per San Giuseppe! Cosa ne dite? Andiamo! Ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e tu prendi questa! Per fare le zeppole ci serviranno 5 uova, 150 g di farina, 100 g di burro, circa 250 ml di acqua e una presa abbondante di sale. Mentre per la crema ci serviranno 1 litro di latte, 3 tuorli, 6 cucchiai abbondanti di farina, 8 cucchiai di zucchero, la scorza di limone e circa 3 cucchiai di cacao amaro. Per la decorazione finale ci servirà dello zucchero a velo. Come prima cosa, in una pentola scaldiamo l'acqua con il sale e il burro. Facciamo sciogliere il tutto. Una volta che il burro e il sale è completamente sciolto e quindi inizia a bollire, spegniamo la fiamma. Versiamo la farina e con un cucchiaio di legno mescoliamo vigorosamente. Una volta che abbiamo mescolato il tutto, si formerà una palla. Quindi andiamo ad accendere nuovamente la fiamma, molto bassa, mi raccomando, per circa 30 secondi altri. Trascorsi circa 30 secondi, togliamo dalla fiamma e facciamo raffreddare leggermente. Quando il composto si è leggermente raffreddato, andiamo ad aggiungere 2 uova. Mescoliamo velocemente, le altre andremo ad aggiungerle una per volta. Andiamo ad aggiungere la terza e continuiamo a mescolare. Uniamo il quarto. Mescoliamo dopo ogni aggiunta. Arrivati a questo punto, montiamo l'ultimo uovo con una forchetta. Andiamo ad unirlo poco per volta. Sono una gran pasticciona, come sempre. Ora non ci resta che iniziare a dare forma alle nostre zeppole. Prendiamo un foglio di carta forno e diamo il via! Con una forbice andiamo a tagliare dei quadratini. Ecco qua, pronte per essere cotte. In una pentola mettiamo abbondante olio per friggere. Accendiamo la fiamma e facciamo riscaldare per bene. Una volta che l'olio è ben caldo, immergiamo le nostre zeppole. Andiamo a togliere la carta forno e dopodiché aspetteremo che si dorino sia da un lato che dall'altro. Quando sono ben dorate, giriamo dall'altro.
Quando saranno cotte da entrambi i lati, scoliamo e mettiamo in un contenitore con carta assorbente. Iniziamo a preparare la crema. In una pentola mettiamo le uova con lo zucchero e mescoliamo. Mi raccomando, la fiamma è ancora spenta. Mentre stemperiamo, aggiungiamo anche la scorza di limone, così dà più aroma. Uniamo anche la farina, continuando sempre a mescolare. A questo punto aggiungiamo un po' di latte e continuiamo a mescolare. Dopo aver stemperato per bene, aggiungiamo il resto del latte. Continuiamo a mescolare e accendiamo la fiamma. Mescoliamo continuamente finché il composto non si addensa. Quando la crema inizia a bollire è pronta, quindi spegniamo il fornello. Una volta che abbiamo tolto la crema da sopra il fornello, mescoliamo per qualche minuto altro, dopodiché la lasceremo raffreddare. Una volta che le nostre zeppole sono cotte e la crema si è intiepidita, sono andata a metterne dentro una sacca a Porsche un bel po'. Un quarto però l'ho lasciato da parte, che ci servirà per dopo. Quindi andiamo a farcire le zeppole. Decoriamo le nostre zeppole. A questo punto ho unito il cacao amaro alla crema che avevamo messo da parte. Mettiamo il restante della crema nella sacca à poche e finiamo la nostra farcitura. Non ci resta che terminare il lavoro con una bella spolverata di zucchero a velo. Il mio pasticcio è pronto! Ecco a voi le zeppole fritte! Il bello di poterle fare a casa? Scegliere la dimensione che più preferite! Magari piccoline per metterle in un vassoio e magari regalarle. Una gigante per i più golosi. Insomma, come più vi piace. Io ora corro ad assaggiarne una. Vi saluto. Ciao!